E qui, quando io ho inserito la password, vedi, mi appare il pop-up e io dico approve. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come configurare l'MFA su Microsoft Cloud Azure. Allora, una premessa: questo cloud non è collegato a nessun server reale, cioè nel senso on-prem. Quindi tutti gli utenti vanno creati, uno o più utenti a scelta, direttamente sul cloud. Se hai un server invece reale e lo puoi collegare a Microsoft Azure, devi usare Microsoft AD Connector. Allora, prima cosa, creiamo un utente. Qui ho già alcuni creati per fare dei test, ma ne andiamo a creare uno nuovo. Un attimo, forse ho fatto troppo alla svelta. Qui su New Users creiamo l'utente test. Poi dopo diamogli un nome test. E poi qui let me autogenerate the password. Io creo invece la mia password. Let me create my password. Quindi io la creo. Ok. E l'utente è creato, l'utente test. Fammi un attimo prendere una piccola nota qui sul mio block note. Allora, a questo punto andiamo su security. Basta sulla barra di ricerca scrivere security e ti dà qui lo shield. Qui a sinistra troveremo MFA. Eccolo qua. A questo punto clicchiamo su Additional Cloud Base MFA Settings. Qui ti appare questa pagina, in alto troverai Users. Clicca su Users e vedi che qui ci sono tutti gli utenti. Vedi, sono tutti disabilitati. Multi-factor authentication status disabilitato. Clicco su Test e Enable. Enable multi-factor. Enable. Fatto. Allora, a questo punto io cambio browser perché te teoricamente devi comunicare all'utente che gli dici: guarda che il tuo account è stato abilitato per il multifactor. Quindi io cambio browser, aspetta un attimo, vado qui su Office 365, voglio vedere se sono già loggato con qualche account. Sì, ok. Allora, switch different account. Email, test, CrazyNet, eccetera, eccetera. Sign in e controllo se il mio utente, anzi, funziona. Ok, more information required. Molto probabilmente il cambio della password. Ok, ecco. Lui mi chiede qui di configurare questo multi-factor authentication, no? Che è stato abilitato. Quindi lui mi chiede di inviare un text message al mio mobile. Quindi Malta, Malta. Inserisco il mio numero di telefono che non ricordo. Poi dopo premo Next. E riceverò un text message da Microsoft e inserisco il codice 59. Verifica. Ok. Io mi copio questa password e me la qui sul block notice, che magari forse dopo potrà essere utile. Ok. A questo punto io premo done. Fatto. Current password. E io metto anche la nuova password. E fa update. Perfetto, rimani pure collegato se vuoi, non è un problema. Ora bisogna andare su questo sito, che ora appena ho fatto il login ti faccio vedere. Ok.
Quindi dice: buongiorno, buongiorno, tutto a posto. Andiamo su questo sito h.msmf, My Multifactor Authentic MFS, no, MSF Setup. H.ms/mfa setup. Questo punto qui ci sono i dati che vedi che ho messo prima e cosa più importante è che adesso io gli posso dire, qui seleziono questo verso il basso, gli dico notificami attraverso l'app. Il cellulare va lasciato spuntato in caso l'app non sia più disponibile, eccetera, eccetera. Dico se Authenticator, app o token. Quindi io faccio qui save un attimo. Sì, vabbè. Allora facciamo prima Setup Authenticator app. Qui appare il codice. A questo punto prendiamo il nostro cellulare, che ora ti faccio vedere. Un attimo solo. Eccolo qui, c'è il nostro cellulare. Questo è Microsoft Authenticator, quindi lo scarichi dallo store tranquillamente e fai app. Mettiamo questo codice. Qui vedi ci sono già degli account. Faccio add account, work school, vedi, scannerizza il codice, scannerizza il codice. Prendo il telefono. Codice non valido perché non l'ho scannerizzato. Un attimo solo. Scan QR, eccolo qui. E questo è fatto. E test, ed eccolo qua. Qui c'è il codice, no? Questo verrà usato per esempio per fare login su l'email, per esempio, su Microsoft Office. Oppure, se preferisci, sui device, quali possono essere i firewall, per esempio, eccetera, eccetera. E questo è a tua scelta, però io vorrei che invece mi apparisse la notifica. Quindi faccio next. Ora lui dice verification app. Dovrebbe mandare un pop-up. Ecco, ecco il pop-up. Guarda. Ecco il pop-up e io dico approve. Reinserisco il codice un'altra volta. Questo è un'extra sicurezza che è installata. Ok. Ho sbagliato il codice. Ancora una volta è così, la prima volta che fai che l'attivi è un po' complicata. E ok. E premo save. Mi riappare un'altra volta il pop-up. Puoi essere veramente sicuro. Ok. E penso che sia l'ultima volta. Vedi, settings configurati con successo. È registrato il mio cellulare, quindi il OnePlus 5. E basta. A questo punto lui è pronto. Ora diamo un attimo di tempo che ricarica la pagina. Ora, quando io proverò a fare il login, guarda, aspetta. Dagli ancora un attimo perché a volte non è proprio pronto. Aspetta. Allora, io faccio sign out. Provo a rifare il login. Mi chiederà chiaramente la password. Vedi, login as a test CrazyNet. Sì, CrazyNet. Inserire la password. E qui, quando io ho inserito la password, vedi, mi appare il pop-up e io dico approve.
qui mi chiede un secondo codice e lui è dentro. Ora questo io lo rimetto perché qui me lo chiede due volte, ma... E lui ha fatto login. Semplice. Allo stesso modo puoi fare con firewall, anche altri device, tipo per esempio device per la security, eccetera. E se vuoi vedere come si fa, lasciami un messaggio sotto al video e io ti farò vedere come si fa a configurare, per esempio, l'accesso al firewall con scusate, con Microsoft Authenticator. Ho detto Google non per sbaglio, perché volendo si può fare anche con Google se il sistema lo supporta. Ti ringrazio per guardare questo video. Se ti è piaciuto, lascia un mi piace. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Ma soprattutto, lascia un mi piace perché così l'algoritmo di YouTube fa tutto quello che gli pare e fa sì che mi dà una mano a far crescere il canale. Ti ringrazio e al prossimo.